Amici sportivi appassionati di pallamano, le immagini vi giungono dalla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Gara di ritorno della semifinale playoff Scudetto Serie A 2017-2018. In campo la IOMI Biglio Salerno e la Casa Grande Padana. Match d'andata, lo ricordiamo ancora una volta, che si è disputato sabato scorso e ha visto Capitan Coppola e compagne imporsi con il risultato di 29-20 in terra emiliana al Palaclerme. Ricordiamo anche che qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo il 4, 5, 6 maggio ci saranno la Final Four per la promozione nella Serie 2 di pallamano maschile. In campo c'è anche l'Handball Lanzara 2012, oltre all'Agri Blu Scicli e alla pallamano Chiaravalle. Handball Lanzara che scenderà in campo venerdì 4 maggio alle 18.30 contro l'Agri Blu Scicli. Sabato alle ore 18 invece lo Scicli affronterà il pallamano Chiaravalle, mentre domenica mattina 6 maggio alle ore 11 l'Handball Lanzara affronterà il pallamano Chiaravalle. Handball Lanzara che invita tutti i sostenitori anche a recarsi qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo per provare l'assalto al girone nazionale di Serie 2. Intanto tutto è pronto per l'inizio del match tra la IOMI Salerno e la Casa Grande Padana. Semifinale Scudetto, gara di ritorno. Passiamo ora alla lettura delle formazioni. La IOMI Salerno manda in campo il numero 1 Elisa Ferrari, il numero 2 Rita Trombetta, il numero 3 Carmela Stellato, il numero 4 Ilaria Dalla Costa, il numero 5 Roberta Motta, il numero 6 Erika De Somma, il capitano è il numero 9 Antonella Coppola, il numero 10 Sule Gomez Hernandez, il numero 12 Monica Pruster, il numero 18 Pina Napoletano, il numero 23 Giulia Antonia Pappo, il numero 24 Silvia Lauretti Matos, il numero 25 Laura Casale, il numero 33 Valentina Lagni, il tecnico è il signor Neven Rupes. Casa Grande risponde con la numero 2 Chiara Rondoni, numero 6 Jorge Kere, numero 8 Francesca Franco, numero 10 Ilenia Furlanetto, numero 11 Giulia Dallara, numero 12 Marta Saboca, numero 13 Desiree Pranzo, numero 14 Simona Artoni, numero 15 Alice Rivi, numero 16 Lorena Bassi, numero 18 Alessia Artoni, numero 21 Greta Bernabei, numero 22 Federica Montermini, numero 33 Gaia Lusetti, il tecnico è Yassin Lassoli. Arbitri sono i signori Carrino e Pellegrino. Intanto è iniziato il match, fallo in attacco fischiato a Casa Grande, riparte quindi la IOMI con Dalla Costa che si butta nello spazio, la conclusione deviata sul palo da Lorena Bassi. Riparte quindi Casa Grande con Furlanetto, la conclusione è fuori. Prende a giocare con Gomez, in possesso per la IOMI che serve Valentina Landri, poi ancora Dalla Costa, Pina Napoletano. Giro palla per la formazione della IOMI Salerno, Gomez. Ancora giro palla per le Salernitane, servizio per Coppola che si butta nello spazio, serve Gomez. Lo schema, Landri perde il pallone, commette infrazione, fallo in attacco, contropiede dall'altra parte
La rete realizzata dalla numero 21 Greta Bernabei per l'1-0 per Casalgrande. Siamo già dall'altra parte, senza sosta, Valentina Landri si buccia nello spazio, subisce il fallo, rimane a terra. C'è bisogno dell'ingresso dei sanitari. Colpita duro, numero 33, Valentina Landri. Però si rialza, riprende a giocare, trombetta, giro palla, Gomez, Pina Napoletano, Gomez ancora, poi di confusione, poi Dalla Costa, si alza la conclusione, la rete di Ilaria Dalla Costa che ferma il pareggio 1-1. Baggio da Furlanetto per Casalgrande, Simone Artoni, poi giro palla della formazione ospite, l'errore di Furlanetto che non aggancia il servizio della compagna, la sfera si perde out, riparte quindi l'Iomi con Valentina Landri servita da Monica Brusser, Dalla Costa, Pina Napoletano dall'ala, la conclusione, la rete di Pina Napoletano 2-1, cambia ancora il punteggio. Ancora Casalgrande che può manovrare con la numero 8 Francesca Franco, giro palla, numero 13 Desidè Pranzo, Furlanetto, ancora Furlanetto, servizio per Franco, poi ancora Furlanetto, giro palla, Bernabei sputando lo spazio, serve Desidè Pranzo sull'ala, bisogna ripartire. Nulla di fatto, riconquista la palla l'Iomi che riparte in contropiede con Coppola, la conclusione, il fallo fischiato su Antonella Coppola, cartellino giallo per Francesca Franco e 7 metri. Per l'Iomi Salerno, cambio intanto tra i pali della Casalgrande, dentro Marta Safoca, fuori Lorena Bassi. Gomez dalla linea dei 7 metri contro Marta Savoca. Libero fischio degli arbitri. Parte Gomez, la conclusione, la traversa colpita da Sule Gomez. Nulla di fatto. Riparte ora Casalgrande con Furlanetto. Mentre intanto ritorna Bassi ai pali del Casalgrande che ci prova in attacco con la numero 13 Desidè Pranzo. Bernabei, ancora Pranzo, Furlanetto, la finta, l'errore, recupera però ancora la sfera Casalgrande che ci prova con la numero 13 che è Desidè Pranzo che subisce anche fallo, rischio degli arbitri Carlino e Pellegrino e 7 metri questa volta per la formazione in maglia rossa del Casalgrande. Furlanetto contro Monica Brusser. Parte la conclusione, la parata di Super Monica Brusser che le dice di no. Riparte in velocità l'Iomi, Coppola, la conclusione, il palo ancora di Capitan Coppola. Non cambia il punteggio, 2-1 dopo 5 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Possesso per Casalgrande con Furlanetto. Numero 14 Simone Artoni, giro palla, Franco si butta nello spazio, ora Simone Artoni, di lì non si passa, servizio scarico per Furlanetto, poi Franco, la conclusione fuori, quindi riparte Brusser che serve Gomez, Dalla Costa, la conclusione, la rete di Ilaria Dalla Costa che realizza il 3-1. Seconda rete personale per Ilaria Dalla Costa, terza rete di squadra per l'Iomi, 3-1. Casalgrande ora ci prova dall'altro lato con Furlanetto, poi la numero 33 Gaia Lusetti che è entrata al posto di Giorgio Kerr. Giro palla per la formazione ospite di coach Lassoli,
Furlanetto, Lusetti, ancora Desi De Pranzo, servizio e il fallo, poi il cartellino giallo di Ilaria Dalla Costa, fallo commesso su Francesca Franco, numero 8 della Casalgrande Padana. Ancora possesso Casalgrande con Ilaria Furlanetto, servizio nello spazio, il fallo di Gomez, questa volta sempre su Francesca Franco e il giallo anche per Sule Gomez. La conclusione questa volta di Furlanetto, termina alta, riparte l'Iomi con Dalla Costa. La conclusione, ancora una rete di Ilaria Dalla Costa, terza rete personale, quarta rete di squadra per l'Iomi, 4-1. Riparto da Casalgrande, Lusetti, poi il time out chiamato da coach Lassoli, che ha visto in netta difficoltà le sue atlete e quindi ha deciso di chiamare il minuto di sospensione, parlare un po' su alle sue atlete. Tecnico della formazione emiliana della Casalgrande Padana. Quando sono passati 7 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, 4-1 in favore della Iomi in questa semifinale di ritorno. Ricordiamo ancora una volta che all'andata disputata sabato al Palacheope di Casalgrande, la Iomi Salerno si è imposta con il risultato di 29-20. Tutto pronto, le squadre stanno per rientrare sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo il timeout chiamato dal tecnico Lassoli della Casalgrande Padana. Possesso Casalgrande con Giorgia Chere, che è rientrata sul 40-20 al posto di Gaia Lusetti. Possesso quindi Casalgrande che giro palla, Furlanetto, poi Franco serve Chere, che viene fermata con un fallo da Laura Casale, 9 metri. Francesca Franco, la conclusione, fischio degli arbitri e giallo per Laura Casale, ancora 9 metri Casalgrande. Furlanetto, Pranzo, giro palla della formazione emiliana, ancora Furlanetto, serve Pranzo, poi il servizio per Franco, la conclusione, la parata di Brusted, poi Dalla Costa recupera e serve ancora Brusted, che serve Gomez, poi l'errore, fischio degli arbitri, 9 metri in favore della Iomi. Valentina Landri che è rientrata in campo al posto di Laura Casale, possesso della sfera, giro palla Iomi, Gomez, trombetta, giro palla per la formazione di casa della Iomi Salerno, ancora trombetta, lo schema, Valentina Landri, Dalla Costa si butta nello spazio ma commette infrazione in attacco, quindi cambio di possesso, riparte la formazione della Casalgrande con Lorena Bassi che serve Franco, poi Desire Pranzo, giro palla ora della formazione ospite con Furlanetto, ancora Franco si butta nello spazio, subisce fallo, fallo commesso da Laura Casale, ancora possesso Casalgrande, Furlanetto, Franco si alza, la conclusione, finisce fuori, nulla di fatto, riparte in contropiede Pina Napoletano, la rete di Pina Napoletano servita alla perfezione da Monica Brusted, 5-1, cambia ancora il punteggio dopo 10 minuti del primo tempo.
Ora è Casalgrande in possesso con Giorgio Chere, poi Furlanetto, giro palla ancora per la numero 21 Bernabei, e il 2 minuti per Laura Casale che ha commesso fallo sulla numero 21 Greta Bernabei della Casalgrande. 9 metri per la Casalgrande. Giro palla, la formazione ospite, servizio per Chere, Chere si butta nello spazio, la conclusione, il palo a dirla di no, ma arriva il fischio della coppia arbitrale Carlino Pellegrino che assegna il 7 metri alla Casalgrande Padana. Dalla linea dei 7 metri Desiree Pranzo contro Monica Pruster, la conclusione, la rete della numero 13 della Casalgrande Padana, seconda rete per la Casalgrande, 5-2 il punteggio ora. Tanto uomo in più di movimento in casa Iomi Salerno, fuori Pruster, dentro Landri, giro palla per la Iomi, Gomez, dalla costa, ancora Landri, trombetta, Gomez, lo schema, servizio per Landri che si butta nello spazio, la conclusione, il fallo ed il cartellino giallo per la numero 14 Simona Astoni, 7 metri per la Iomi. La linea dei 7 metri ci va nuovamente sulle Gomez contro Lorena Bazzi. Arriva il fischio degli arbitri, parte Gomez, questa volta realizza sulle Gomez la prima rete personale del match, sesta rete per la Iomi, 6-2. Intanto riparte Casalgrande con Franco Furlanetto, giro palla, ancora Franco che si butta nello spazio, serve Bernabei sull'ala, la conclusione, la rete della numero 21 Greta Bernabei della formazione ospite della Casalgrande Padana, 6-3 ora. Gomez serve Landri poi dall'altra parte, fine Napoletano sull'ala, giro palla, Gomez, la conclusione, la rete di Sule Gomez, seconda rete personale di Sule Gomez, settima rete per la Iomi Salerno, 7-3 il punteggio quando mancano 17 minuti alla fine del primo tempo. C'è la Casalgrande in possesso con Franco Furlanetto, Franco ancora, fermata con un fallo da Casale, 9 metri, Chere, Furlanetto, poi ancora Furlanetto, si alza, la conclusione è murata, Franco recupera però la sfera, nulla di fatto, si continua a giocare, Casalgrande sempre in possesso con Francesca Franco che prova il servizio per Greta Bernabei che però non va, riparte il contropiede Capitan Coppola e poi subisce fallo. Non c'era stato il fischio degli arbitri Carlino e Pellegrino in un primo momento, poi è arrivato dopo. Quindi 9 metri per la Iomi. Bisogna però nel frattempo asciugare il 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo. Iomi usufruisce del 9 metri per il fallo subito dal capitano Antonella Coppola, che era partita in contropiede imbeccata dal lancio del portiere Monica Pruster, stata fermata con un fallo da Giorgia Chere. Quindi 9 metri, ancora possesso Iomi con Gomez, giro palla dalla costa,
lo schema, dalla Costa si alza la conclusione, Basci le dice di no, poi Coppola non riesce a recuperare, riparte in contropiede, quindi la Casagrande con Chede, poi la numero 33, Gaia l'unsettima, Brusser abbassa la strada cinesca e le dice di no, riparte quindi la Iomi in velocità con Gomez che si alza il servizio, poi il fallo non fischiato a Capitan Coppola che era stata strattonata per la maglietta, poi c'è un fischio della coppia arbitrale che non sappiamo cosa è successo, la coppia arbitrale Carlino Pellegrino fa ripetere la rimessa di Bassi, quindi riparte la Casalgrande. Con Desider Pranzo e poi serve Furlanetto, lì non si passa, ora Pranzo in qualche modo commette però infrazione in attacco, quindi cambia di possesso, riparte la Iomi con Brusser che serve dalla Costa, Laura Casale, Pina Napoletana sull'ala, Gomez, tanto in campo Landri e Sidier Lauretti Matos al posto di Dalla Costa e Casale per la formazione guidata in panchina da coach Neven Rupez, che ci prova ancora con Gomez che non sbaglia, la mette nell'angolino, terza rete personale di Sule Gomez, rete numero 8 per la Iomi Salerno, 8-3, fuori tanto Furlanetto per la formazione della Casalgrande Padana che è in possesso da Giropalla, Chere, servizio per Desider Pranzo, Franco fermata in qualche modo però poi recupera la sfera, ancora Franco, la conclusione murata, ancora Simone Artoni, serve Francesca Franco, fallo in attacco fischiato alla numero 8 Francesca Franco, quindi cambio di possesso, Iomi in possesso ora con Valentina Landri che è ritornata sul 40x20 della palestra caporale Maggiore Palumbo, Giropalla Lauretti Matos, Dalla Costa, lo schema, Coppola, Dalla Costa ancora, si alza, la conclusione è alta però, quindi nulla di fatto, riparte Casalgrande con la numero 33 Gaia Lusetti, serve Franco, Chele in qualche modo recupera la sfera per Casalgrande, ancora il servizio per Chele, poi Pranzo ancora per Lusetti, Giropalla, l'errore in attacco, Casale può ripartire in contropiede, servire Lauretti Matos, Lauretti Matos, la conclusione, la rete di Siriel Lauretti Matos ed è numero 9 per la Casalgrande. Intanto rientra Furlanetto al posto di Gaia Lusetti per la formazione della Casalgrande Padana. Ora manovra con Simone Artoni che prova la conclusione, realizza la numero 14 Simone Artoni. Quarta rete della Casalgrande, poi l'errore di Lauretti Matos che intendeva servire dalla Costa ma ha sbagliato. Poi riparte in contropiede la formazione ospite che realizza con la numero 21 Greta Bernabei. 9-5 il punteggio quando mancano 12 minuti alla fine del primo tempo del match tra la Iomi e la Casalgrande Padana. Ricordiamo semifinale di ritorno dei playoff scudetto del campionato di Serie A femminile 2017-2018. Iomi in possesso con Landri, poi il servizio per Lauretti Matos, il fallo
fisico artificiale 9 metri, sempre per l'Iomi. Dalla Costa, giro palla della formazione di casa. Dalla Costa si alza la conclusione, ancora la traversa, dirle di no. Poi ancora Pina Napoletano dall'ala, Pina Napoletano, la conclusione, la parata di Lorena Bassi. Di parte quindi Casalgrande con Furlanetto, Franco, Simone Artoni, giro palla ora della Casalgrande Padana, dall'altra parte in attacco. Formazione ospite guidata da coach Lassoli, Giorgio Chere, Furlanetto, il servizio per Bernabei sull'ala, fermata con un fallo, 9 metri, ancora per Casalgrande, Furlanetto, giro palla, la conclusione da numero 14, Simone Artoni, plus RCL, dice di no. Riparte quindi la formazione di casa della Iomi Salerno con Dalla Costa che serve Coppola, Coppola si gira e la mette in fondo al sacco. Prima rete personale per il capitano Antonella Coppola e rete numero 10 per la formazione guidata da coach Neven Rupez. 10-5 al ventesimo del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Salerno e Casalgrande Padana. Casalgrande che ora può manovrare in attacco con Francesca Franco che si butta nello spazio, prova la conclusione, la mette in fondo al sacco. C'è la rete di Francesca Franco ed è numero 6 per la Casalgrande. Riparte ora la Iomi, Loretti Matos, Gomez, Landri, giro palla per la Iomi. Landri si butta nello spazio, il servizio per Casale sull'ala. Casale, la conclusione, la rete di Laura Casale. Poi c'è un giallo per una giocatrice della Casalgrande. Poi coach Lassoli manda in campo anche la numero 2 Chiara Rondoni. Casalgrande che ora manovra in attacco, Francesca Franco, la conclusione, plus RCL dice di no. Riparte la Iomi, Landri, Gomez, Gomez ancora, giro palla, tanto Laura Casale schierata nel ruolo di ala al posto di Pina Napoletano, esce ora anche il capitano Coppola nel ruolo di pivot, quindi ci va la numero 6 Erika De Somma. Iomi intanto giro palla con Dalla Costa, Lauretti Matos, Landri si butta nello spazio, Dalla Costa, il servizio per Casale ancora sull'ala, la conclusione, la rete di Laura Casale, seconda rete personale della numero 25 della Iomi Salerno e rete numero 12 per la formazione di coach Neven Rupez. 12-6 il punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo con Casalgrande in possesso, tanto ancora movimenti sulla panchina di coach Lassoli che manda in campo Gaia Lusetti al posto di Francesca Franco. C'è un fallo intanto subito da Artoni, il 9 metri, quindi ancora possesso per Casalgrande. Rondoni, Lusetti, Chere, ancora Rondoni, Furlanetto, la finta, lo sfondo in attacco e quindi cambia di possesso. Riparte la Iomi con Dalla Costa per De Somma, De Somma che si gira e la mette in fondo al sacco. Vede anche per la giovane Erika De Somma. Tanto in campo rientra anche Rita Trombetta nelle fila della Iomi Salerno sul 13-6. Ora siamo al 23esimo del primo tempo, 13-6 il risultato in favore dell'Iomi con Furlanetto che attacca per le ospiti, servizio per Rondoni, poi il fallo fischiato dalla coppia arbitrale Carino Pellegrino, il 9 metri,
ancora Lusetti per la formazione ospite della Casa Grande Padana. Ancora Rondoni, Lusetti, servizio per Furlanetto che non aggancia, poi però in qualche modo recupera la Casa Grande con Rondoni, la conclusione è fuori, nulla di fatto. Riparte in velocità la Iomi, Landri servita da Pruster, serve dalla Cossa che si butta nello spazio, si alza, la conclusione, c'è la deviazione, quindi rimessa dalla linea d'angolo, ancora possesso Iomi. Casale, serve Lauretti Matos, giro palla dalla Costa, Landri, giro palla Iomi, De Somma per Lauretti Matos, poi Rita Giobetta sull'ala, la conclusione però è larga, si perde quindi fuori, rimessa per Casagrande che riparte con Furlanetto, velocità, servizio per la numero 2 Rondoni, il fischio degli arbitri, il fallo, il 9 metri, intanto rientra sul 40x20 Francesca Franco dentro al posto di Greta Bernabei per la Casagrande Padana che manovra in attacco con Chere che però non aggancia il servizio di Lusetti, riparte in contropiede la Iomi con Rita Giobetta che però non aggancia il lancio di Monica Prusser, rimessa dalla linea laterale di Lorena Bassi che serve Furlanetto, poi Rondoni, ancora formazione di coach Lassoli, possesso di palla con Lusetti, Furlanetto si alza, la conclusione, la rete di Furlanetto ed è numero 7 della formazione ospite, intanto dall'altra parte Valentina Landri la mette in fondo al sacco, prima rete personale di Valentina Landri, rete numero 14 per la formazione di casa, 14-7, quando mancano 4 minuti e 26 secondi alla fine del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Rondoni, Lusetti, Furlanetto, giro palla della formazione di coach Lassoli, poi la conclusione di Lusetti, ma Prusser c'è, però ancora rimessa per la formazione ospite che ci prova con Furlanetto questa volta che sbaglia, poi Casale in contropiede realizza la seconda rete, la terza rete personale, la rete numero 15 per la formazione di casa. Casale servita dal preciso lancio del portiere Pruster, partita in contropiede, la messa alle spalle della numero 16 Lorena Bassi, siamo difensore del Casagrande che ora prova in attacco a imbastire un'azione degna di nota con Furlanetto, poi Franco, Chere, Rondoni, ancora Furlanetto, di lì non si passa, il fallo fischiato a Furlanetto, quindi il 9 metri, Bernabei, ancora Furlanetto passivo, si alza il bacio del passivo, poi Chere non aggancia il servizio di Rondoni, quindi riparte il contropiede De Somma che realizza la seconda rete personale sul lancio preciso ancora una volta di Monica Pruster, 16-7 al 28esimo del primo tempo, tanto in campo coach Lassoli che le sta provando davvero tutte, ha mandato nuovamente Simone Artoni con la numero 14 sull'ala e poi anche la numero 15 Alice Rivi, giro palla per la formazione ospite con Franco che si butta nello spazio, poi non aggancia, subisce anche fallo, fischio degli arbitri, 9 metri, ancora Casagrande in possesso con Furlanetto, giro palla, ora Furlanetto, fallo fischiato in attacco, riparte quindi la Iomi con Pruster che serve Landri che predica calma, tanto fuori Pruster, dentro Coppola per l'uomo in più di movimento in casa
Iomi sfrutta la carta di giocare senza il portiere, il coach Neven Rupez per la Iomi, quindi mette in campo il capitano Coppola per un uomo in più di movimento. Iomi che ci prova ora con Landry che subisce fallo, fischio degli arbitri di 9 metri. Ora possesso Iomi con Loretti Matos, Casale, giro palla. Ora il servizio per Ciombetta, di lì non si passa, però bisogna ricominciare. Passivo, si alza il braccio del passivo, ci prova Loretti Matos che però viene fermata la sua conclusione da Lorena Bassi, ma la sfera finisce nelle mani di Erika De Somma, numero 6 della formazione di casa, non sbaglia però, e la mette alle spalle di Lorena Bassi, gol numero 17 per l'Iomi, 17-7. Tanto fuori Landry, dentro nuovamente Monica Brusser, naturalmente nelle fila della Iomi, con Casagrande che prova in attacco con Chere. Furlanetto si alza, la conclusione, la rete di Ilenia Furlanetto, seconda rete per personale, rete numero 8 per la formazione ospite. Tanto fuori nuovamente Monica Brusser, dentro Valentina Landry per l'uomo in più di movimento ordinato da coach Neven Rupez. La Iomi che ci prova, il fallo in attacco, fischio è il 9 metri. Dalla costa Coppola, la conclusione è parata da Bassi, poi arriva il suono della sirena, termina qui il primo tempo del match tra la Iomi e la Casagrande con il punteggio di 17-8 in favore della Iomi. A risentirci per i secondi 30 minuti di gioco. Squadre nuovamente in campo sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo, secondo tempo del match tra la Iomi Salerno e la Casagrande Padana, semifinale, ricordiamo ancora una volta, di ritorno dei playoff scudetto Serie A femminile 2017-2018. Primo tempo che si è chiuso con la Iomi avanti 17-8. Iomi che ora è in possesso con Valentina Landry, giro palla per la formazione di casa di coach Neven Rupez. Dalla costa, ora dalla costa Landry, servizio per Gomez, poi sull'ala di lì non si passa, ancora Gomez, prova il servizio per Pino Napoletano, il fallo, fischio degli arbitri, il 9 metri. Tanto Elisa Ferrari è entrata a difesa dei pali della Iomi al posto di Monica Brusser. Iomi che ora è in attacco con Valentina Landry, poi dalla costa si alza, la conclusione respinta da Bassi, poi il fallo fischiato a Coppola, quindi riparte in contropiede la formazione ospite con Chere che viene fermata ancora con un fallo da ritratto Trombetta, ancora un fischio 9 metri. Pranzo, Francesca Franco, giro palla della formazione guidata da coach Lassoli della Casagrande Padana. Furlanetto, lo schema, ora Furlanetto si butta nello spazio, serve Franco, lì non si passa, poi l'errore di Greta Bernabei che non aggancia il servizio della sua compagna, quindi rimessa dalla linea laterale di Elisa Ferrari che serve Landry, che poi a sua volta serve dalla costa Gomez. Ora Landry, poi Pina Napoletano sull'ala, la conclusione, la rete della numero 18 della formazione di casa della Iomi, rete numero 18-18-8 per la Iomi Salerno. Tanto ancora un cambio ordinato da coach Lassoli, fuori Desire Pranzo, dentro la numero 33 Gaia Lusetti, dove è possesso, serve poi Furlanetto, giro palla la formazione della Casagrande Padana, servizio nello spazio per Chere nel ruolo di pivot che viene però fermata con un fallo,
quindi il fischio degli arbitri Carlino Pellegrino in 9 metri, poi la conclusione, la rete di Ilenia Furlanetto, terza rete personale, rete numero 9. Siamo entrati già dall'altro lato con la Iomi che ci prova con Pina Napoletano, suo passaggio però viene sporcato con un fallo, quindi 9 metri, ancora possesso Iomi con Landry che chiama lo schema nel ruolo di centrale, giro palla dalla Costa, Gomez, ora giro palla per la Iomi, poi servizio nello spazio, la conclusione, il palo colpito da Antonella Coppola. Riparte quindi la formazione ospite con la numero 14 Simona Arzoni, che viene fermata dall'intervento del portiere Elisa Ferrari, la sfera però finisce out, quindi rimessa laterale per la compagine ospite che può nuovamente attaccare con Francesca Franco che non aggancia, quindi riparte in contropiede la Iomi con Napoletano che realizza dopo il perfetto servizio di Elisa Ferrari, 19-9 dopo 4 minuti del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi e la Casalgrande Padana, che ora prova in attacco con Lusetti, poi Francesca Franco, Furlanetto, giro palla, Simona Artoni, a conclusione la finta di Furlanetto, servizio per Lusetti ancora, poi Bernabei, servizio per il pivot George Chere che realizza la prima rete personale, il pivot della Casalgrande Padana ed è numero 10. Intanto dall'altra parte la Iomi gira la sfera con Valentina Landry, ancora Iomi in possesso, Landry, Gomez si butta nello spazio, servizio per Rita Trombetta sull'ala, la conclusione è alta di Rita Trombetta, nulla di fatto, 19-10, riparte la Casalgrande con Furlanetto, la finta, il fallo dopo il fischio degli arbitri Carlino e Pellegrino, quindi il 9 metri per la Casalgrande Padana. Ora Casalgrande che ci prova con Furlanetto, la finta, poi il servizio provato per Lusetti che in qualche modo però poi perde la sfera, riparte quindi la Iomi con Dalla Costa, fermata con un fallo, fischio degli arbitri, quindi ancora possesso Iomi, Iomi Salerno con Pina Napoletano, Landry che predica calma nel ruolo di centrale, Coppola dalla Costa, vede un varco, ci si tuffa dentro, prova la conclusione parata però da Lorena Bassi, poi riparte in contropiede Artoni, la conclusione, la rete della numero 14 Simona Artoni della Casalgrande Padana, quindi 19-11. Riparte ora la Iomi con Landry, dalla Costa, giro palla, la formazione di coach Neven Rupez, la conclusione ancora di Dalla Costa, parata, poi il fallo commesso da Rita Trombetta, andiamo da Dalla Costa, vediamo Dalla Costa forse, 2 minuti per Dalla Costa, era lei che aveva commesso il fallo in attacco, quindi 2 minuti per l'area Dalla Costa, si riparte ora a giocare con Bassi che serve Lusetti, Furlanetto, ancora Cito Palla per la formazione della Casalgrande, Chere,
pallonetto e la rete di Chele, seconda rete personale per George Chele, numero 6 della formazione della Casa Grande Padana, rete numero 12 per la formazione di coach Lassoli, 19-12, intanto uomo in più di movimento in campo Lauretti Matos al posto di Elisa Ferrari. In casa Iomi, che manovra ora con Trombetta, poi Gomez, lo schema, Trombetta, la conclusione alla rete della numero 2, Rita Trombetta, prima rete personale, rete numero 20 per la formazione di casa della Iomi Salerno, 20-12, dopo 8 minuti del secondo tempo. Possesso ora per Casalgrande con Franco, poi Furlanetto che si alza, la conclusione, la traversa, dirle di no, quindi recupera la sfera la Iomi, Ferrari per Gomez, intanto nuovamente fuori Elisa Ferrari, in campo Lauretti Matos, coach Neven Rupez vuole sfruttare l'uomo in più di movimento in inferiorità numerica per il 2 minuti rimediato dalla Costa. Intanto la Iomi ci prova in attacco, il servizio per Landry, la conclusione, la rete di Valentina Landry, seconda rete personale per Valentina Landry, rete numero 21 per la Iomi Salerno, 21-12. Intanto nuovo cambio nelle file della Casalgrande, dentro la numero 2 Chiara Rondoni che gira ora la sfera per Franco. Furlanetto, servizio sull'ala per Simone Artoni che però commette infrazione in attacco, quindi il fischio della coppia arbitrale Carlino Pellegrino e cambio di possesso, riparte la Iomi con Lauretti Matos, Landry, giro palla, ancora giro palla per la Iomi, Lauretti Matos, la finta, poi si butta nello spazio, il fallo commesso da George Chele, quindi il fischio degli arbitri è il 9 metri, ancora possesso Iomi, Gomez, giro palla per la formazione di casa guidata in panchina da coach Neven Rupez, Pina Napoletano, la conclusione e la rete di Pina Napoletano, rete numero 5 personale per la numero 18 della Iomi Salerno, rete numero 22 per la Iomi, 22-12. Intanto Casalgrande in attacco con Furlanetto, poi Chele, Franco, giro palla, Franco vede un varco, si alza, la prova, la conclusione che viene però fermata, riparte ancora in contropiede la Iomi, ancora Pina Napoletano, sesta rete personale dopo il perfetto servizio di Elisa Ferrari. Tanto ancora cambi ordinati da coach Lassoli che le sta provando davvero tutte, campo anche la numero 22 Federica Montermini posto di Francesca Franco. Montermini ora proprio in possesso di palla che serve Bernabei, Simone Artoni sull'ala, Furlanetto commette fallo in attacco, fischio della coppia arbitrale, cambio di possesso, riparte la Iomi con Valentina Landry servita da Elisa Ferrari. Tanto ancora fuori il portiere Elisa Ferrari, dentro Erika De Somma per l'uomo in più di movimento, tanto manda in campo anche Antonella Coppola al posto di Pina Napoletano, coach Rupez ne sa un po' di giro di formazioni, ne sta provando un po' tutte il tecnico della formazione salerana, visto anche il punteggio. Ma in campo anche Laura Casale nel ruolo di ala, intanto Lauretti Matos si alza e la mette in fondo al sacco, seconda rete personale
rete numero 24 per l'Iomi. E 24-12 il punteggio quando mancano 18 minuti alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, già l'Iomi e la Casalgrande. Tecnico Lassoli corre ai ripari e chiama il minuto di sospensione, quindi time out, visto un po' in difficoltà le sue giocatrici, il tecnico della formazione ospite. Quindi ha chiamato il time out. Squadre che ritornano sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo il time out ordinato da coach Lassoli della Casalgrande Padana. Formazione emiliana che è in possesso di palla con Francesca Franco che è ritornata sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo, chiedata questa volta nel ruolo di centrale dal tecnico Lassoli. Giro palla per la Casalgrande Padana, ci prova la formazione ospite in qualche modo. Giro palla, Bernabei si butta nello spazio, la conclusione, la parata, poi Franco recupera ancora una parata, ma c'è il fischio degli arbitri, quindi il 7 metri. La coppia arbitrale Carrino Pellegrino ha ravvisato un fallo, quindi 7 metri per la Casalgrande Padana. Rientra tra i pali Monica Pruster, mentre dalla linea dei 7 metri per la Casalgrande ci va Francesca Franco, maglia numero 8. Libero fischio degli arbitri, quindi parte Franco, la conclusione, la rete di Francesca Franco, seconda rete personale per la numero 8 della Casalgrande Padana. Ed è numero 13 per le ospiti. L'uomo ora in possesso con Gomez. Loretti Matos. Landri. Rombetta. Giro palla. L'errore delle salernitane che permettono alla formazione ospite di ripartire. La conclusione, la rete di Franco che ha approfittato dell'assenza del portiere che era uscito perché coach Neven Rupez aveva ordinato l'uomo in più di movimento, quindi vedete, facile per Franco a porta vuota dopo l'errore delle salernitane. 24-14 dopo quando mancano 16 minuti alla fine del match. Qui intanto Gomez la mette in fondo al sacco, quarta rete personale, ancora una rete, intanto ci hanno riprovato senza fortuna questa volta quella di Casalgrande. E poi dall'altra parte Landri realizza ancora un gol in velocità, 26-14 per l'Iomi. Casalgrande ora in possesso, Chere. Ora Chere, serve Francesca Franco, giro palla per le ospiti di coach Lassoli. Furlanetto, Chere ancora, fallo, 9 metri, ancora per la numero 14 Attoni, serve Franco che si alza, trova la conclusione, ancora un fallo, ancora un 7 metri. Per la Casalgrande ancora Franco contro Elisa Ferrari. Francesca Franco, numero 8 della Casalgrande Padana, dalla linea dei 7 metri.
4 Elisa Ferrari, la conclusione, la rete di Franco, quarta rete personale della numero 8 della Casa Grande, rete numero 14 per le ospiti. Intanto Iomi Salerno in attacco con Loretti Matos, Cito palla, Giombetta, fallo in attacco, fischiato la rete Giombetta, quindi può ripartire la Casa Grande. Furlanetto ci prova ancora, visto che non c'era il portiere tra le fila della Iomi, ma questa volta la conclusione termina alta, quindi ancora Iomi in possesso con Casale. Cito palla, Gomez, nel ruolo di centrale c'è Sule Gomez, ora in casa Iomi Salerno che ordina il giro palla, poi scambia la posizione con Landri. Ancora la conclusione, la rete di Erika De Somma. Ancora un gol per la Iomi. Casagrande ora riprova dall'altra parte con Furlanetto. Servizio per Chere che spinge nello spazio. La conclusione, ancora un fallo su Giorgio Chere commesso da Sula Gomez. Ancora un 7 metri. Questa volta dalla linea dei 7 metri ci va la numero 6, Giorgio Chere, contro Elisa Ferrari. Arriva il fischio degli arbitri, parte la conclusione, la rete di Giorgio Chere, terza rete personale per la numero 6 della Casa Grande, rete numero 16 per la formazione di coach Lassoli, 27-16. Quando mancano 13 minuti alla fine del match, semifinale di ritorno dei playoff scudetto Serie A femminile 2017-2018. Iomi è in possesso con il giro palla. Gomez, Landri, servizio dentro per Coppola, la conclusione, la parata di Lorena Bassi. Quindi riparte in contropiede la formazione ospite con Simona Artoni, numero 14. Servizio per la numero 21, Greta Bernabei, che realizza. Maede numero 17 per le ospiti, 27-17. Cambia ancora il punteggio. Intanto giro palla Iomi Salerno. Gomez, Trombetta, la conclusione ancora larga, la conclusione di Rita Trombetta, quindi nulla di fatto. Riparte Casalgrande con Furlanetto, la conclusione alta di Furlanetto, rimessa per Ferrari che serve Valentina Landri. Loretti Matos, giro palla per la Iomi, dalla corsa che è rientrata al posto di Gomez. Landi si butta nello spazio, la conclusione, la traversa, le dice di no. Due minuti per Landri che ha protestato, chiedeva il gol. Valentina Landri ha protestato nei confronti della coppia arbitrale Carrino Pellegrino e Valentina Landri becca il 2 minuti. La sfera ha battuto sotto la traversa sulla conclusione di Landri e poi secondo gli arbitri è terminata nuovamente in campo e non importa, quindi ci sono state le proteste di Valentina Landri che si è beccata il 2 minuti. Casagrande ora in possesso con Chere, per Franco, Furlanetto, servizio per Artoni, il palo di Artoni, quindi recupera la sfera la Iomi che può ripartire. Intanto nuovamente Giombetta al posto di Elisa Ferrari per l'uomo in più di movimento ordinato da coach Neven Rupez, che poi ha visto un po' di confusione tra le sue ragazze
e ha chiamato il time out il tecnico della IOMI Salerno. 27 a 17 per la IOMI in questa semifinale di ritorno dei playoff scudetto Serie A femminile 2017-2018. Ricordiamo che all'andata la IOMI al Palacheope di Casagrande si è imposta con il punteggio di 29 a 20. Mancano 10 minuti circa alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Coach Neven Rupez ha visto un po' di confusione tra le sue ragazze, ha chiamato il time out. Intanto le squadre ritornano in campo dopo il time out ordinato dal tecnico della IOMI. Possesso sempre per la formazione salernitana, che sta giocando con l'uomo in meno e senza il portiere, perché coach Rupez vuole sfruttare tutti gli uomini di movimento, quindi fuori il portiere Lisa Ferrari. IOMI in possesso con Gomez, dalla corsa vede un varco, serve Pinana, serve Casale sull'ala, però c'è l'errore, quindi rimessa per la formazione ospite che può ripartire con Furlanetto, George Chere, giro palla per la Casagrande. George Chere si butta nello spazio, la conclusione, la rete, rete numero 4 per George Chere, numero 6 della formazione ospite, rete numero 18 per Casagrande, 27 a 18. Nuovamente fuori il portiere per Raiomi, coach Rupez in inferiorità numerica per i due minuti, combinato a Valentina Landi, vuole sfruttare tutti gli uomini di movimento, quindi viene fuori il portiere. Raiomi ci prova in attacco dalla costa, fisce fallo, fischio arbitrale, 9 metri. Ora possesso per la IOMI con Loretti Matos, dalla costa ancora Gomez, Loretti Matos si alza, la conclusione, Bassi le dice di no. Riparte quindi la formazione della Casagrande con la numero 14 Simone Artoni, la conclusione, la rete della numero 14 Simone Artoni e del numero 19 per le ospiti, 27 a 19. Tanto può rientrare dopo la sospensione dei due minuti Valentina Landri, quando mancano 8 minuti alla fine del match tra la IOMI e la Casagrande Padana. IOMI in possesso con dalla corsa Gomez, di lì non si passa, giro palla Casale, con Landri prova la conclusione, la traversa le dice di no. Rimessa però dalla linea laterale ancora per la IOMI Salerno. Casale, serve ancora Landri, giro palla per la IOMI Salerno. Casale, Landri si butta nello spazio, la conclusione, il fallo fischiato su Valentina Landri, il 9 metri. De Somma è entrata in campo nel ruolo di pivot al posto di Antonella Coppola. Giro palla, Casale. Ancora fallo di Furlanetto su Laura Casale, 2 minuti per Furlanetto. Quindi 2 minuti per Furlanetto e 9 metri per la IOMI. Gomez, Landri, giro palla per la IOMI. Ora Gomez si butta nello spazio, serve Landri, poi dalla costa vede un varco, trova la conclusione, il palo le dice di no, poi Trombetta, la conclusione, la rete di Lita Trombetta, seconda rete personale, la rete numero
numero 28 per la formazione di casa, 28-19, ora possesso Casalgrande con Barnabei, Franco, Chere, tutta nello spazio, viene fermata, fischio degli arbitri, 9 metri. Ora Casalgrande ci prova, ancora un fallo sulla numero 21 Greta Barnabei, ancora un 9 metri per le ospiti, Simone Artoni, Francesca Franco, Simone Artoni, la conclusione è alta, quindi nulla di fatto, messa per l'Iomi, Elisa Ferrari, serve Valentina Landri, poi dalla Costa. Tanto fuori Valentina Landri, dentro la numero 23 Fabbo, giovane prodotto del vivaio della Iomi Salerno. Dalla Costa, ancora Fabbo, Gomez, dalla Costa vede un varco, serve Casale dall'ala, la conclusione, ancora un palo, poi la sfera finisce out, quindi rimessa ancora per la Iomi dalla linea laterale. Ancora giro palla per la Iomi, dalla Costa, Fabbo, Casale, servizio per Gomez, ma Bassi le dice di no, spera però si perde out, quindi ancora rimessa dalla linea laterale per la Iomi Salerno, ma ne mancano 4 minuti alla fine del match. Iomi in possesso con Fabbo, passivo, si alza il braccio degli arbitri, Fabbo, poi Trombetta, la conclusione, la rete di Rita Trombetta, terza rete personale di Rita Trombetta, rete numero 29 per la formazione di casa. Tanto in campo anche la numero 3, la giovane Stellato, altro prodotto del vivaio floridissimo di casa Iomi Salerno. C'è spazio anche quindi per la numero 3 Carmela Stellato. Tanto Casalgrande ci prova con Franco, il servizio tentato per la numero 15 Alice Rivi, che però non aggancia, poi il contropiede, il servizio di Ferrari per Casale, che però la sua conclusione si perde sul palo. Riparte quindi Casalgrande con Furlanetto che si alza, prova la conclusione, murata, la sfera però viene recuperata dalla numero 33 Lusetti, che però sbaglia, conclusione alta, quindi possesso ancora per la Iomi. In campo ancora un'altra giovanissima del florido vivaio dal canto Iomi Salerno, in campo c'è la numero 5 Roberta Motta, in questa semifinale di ritorno dei playoff Scudetto. Iomi in possesso con Fabbo, Trombetta, la conclusione, ancora la rete, quarta rete personale di Trombetta, rete numero 30, 30-19 per la Iomi Salerno, che si avvia a centrare il traguardo della finale Scudetto anche nella stagione 2017-2018. Fallo intanto in attacco, cambio di possesso, riparte la Iomi con Fabbo, servita da Elisa Ferrari, poi Loretti Matos, giro palla per la Iomi, Fabbo, Trombetta, la conclusione, la parata di Bassi che fa ripartire la Casalgrande, servizio per Barnabei, la conclusione, la rete della numero 21 Greta Barnabei, che realizza la quinta rete personale, rete numero 20 per le ospiti,
dall'altra parte ci prova Stellato, in qualche modo recupera lei stessa la sfera dopo essere scivolata. Ancora possesso Iomi Salerno con Fabbo. La conclusione, il palo colpito da Fabbo, quindi rimessa dalla linea laterale per Casalgrande con Rondoni, Chere, Urlanetto, fischio degli arbitri, il fallo, 9 metri. Ancora Rivi, serve Rondoni, giro palla per la formazione di coach Lassoli della Casalgrande Padana. Lusetti, Rondoni, ancora Lusetti, la conclusione, la traversa, recupera la strada morta, palla in attacco fischiato su Roberta Morta, riparte la Iomi con Fabbo, poi Stellato, la conclusione, la rete della numero 3, Carmela Stellato, prima rete personale, rete numero 31, 31-20. Ma ne mancano 20 secondi circa alla fine del match, c'è Casalgrande in attacco con Bernabei, poi Frullanetto, Chere, si alza la conclusione, Ferrari ne dice di no, poi fallo in attacco, fischiato a Casalgrande, riparte quindi la Iomi. Mancano pochi secondi, Fabbo, la conclusione, il palo, poi arriva il suono finale della sirena, si chiude qui la semifinale di ritorno tra la Iomi Salerno e la Casalgrande Padana, risultato finale 31-20. La Iomi Salerno quindi conquista anche la stagione 2017-2018 l'accesso alla finale scudetto, serie contro Conversano che nel primo pomeriggio ha battuto Cassano al Pala San Giacomo 31-20, serie di finale che comincerà domenica 6 maggio. Vi ribadiamo ancora una volta il punteggio 31-20 in favore della Iomi Salerno. Da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare della Iomi PTO Salerno.